Ciao a tutti! Dato che da un paio di anni l'arrivo dell'estate porta con sé anche un'esplosione di colori sui nostri capelli, mi sono detta perché non provarci anch'io? E così ho tirato fuori dal cassetto un gessetto per capelli che conservavo da tempo e da cui finalmente ho dato una chance. E quindi in questo video vi farò vedere come colorerò e quindi come colorare di rosa alcuni ciocchi dei capelli utilizzando appunto questo gessetto che, come ho appena detto, è specifico per i capelli e che è di un rosa acceso. Avremo anche bisogno di guanti monouso, un flaconcino vaporizzatore in cui ho messo dell'acqua e poi una spazzola o un pettine ed il phon. Siccome le ciocche che voglio colorare sono solo quelle più in basso, raccolgo i capelli in su lasciando libere solo le lunghezze che spazzolo per districarle meglio. Dato che il gessetto con la sua polvere tendenzialmente macchia, è bene indossare i guantini usa e getta, così non ci sporcheremo. Ed ora, con a portata di mano lo spruzzino ed un po' di gessetto, inizio a bagnare le ciocche dei capelli che voglio far diventare rosa e passo il gessetto con un movimento dall'alto verso il basso. Non si fa mai il contrario, o perlomeno è sconsigliabile, perché questo movimento potrebbe sfibrare i capelli. Passiamo il gessetto sulle ciocche finché non ci piace l'intensità del colore e fermiamoci a guardare. A me così il risultato piace e poi noto che i guantini si sono tutti tinteggiati di rosa, quindi sono un must se non vogliamo ritrovarci di tutti i colori. Continuiamo così scegliendo le varie ciocchette da colorare e quando il risultato ci piace spazzoliamo i capelli per eliminare l'eventuale polvere in eccesso ed asciughiamoli. L'effetto che ho ottenuto sui miei capelli mi piace parecchio perché non è eccessivo ma allo stesso tempo li carica di un tocco in più, giusto quel tanto che basta per farci sentire temporaneamente più eccentrici ed originali. Temporaneamente appunto, perché la bellezza dei gessetti è proprio questa. Possiamo giocare con tutti i colori e con i look che vogliamo e poi lavarli via con un semplice shampoo. Quindi non sono nulla di impegnativo e di duraturo, però come vedete vi faranno divertire un sacco. Vi mando tanti bacioni e come sempre ci sentiamo con i commentini e sui social, quindi se non siete ancora iscritti al mio canale non dimenticate di farlo se vi andrà di restare sempre in contatto con me. Ciao ed a prestissimo!